Barbara Gzibilia, buongiorno. Buongiorno. Siamo da lei qui in centro di benessere a Bologna, Sì. e dove lei è operatore olistico, significa che fa tantissimi tipi di massaggi diversi. Allora, il 3 di questo mese è stata l'apertura, la riapertura, possiamo dire, di questo luogo. Adesso siamo a fine mese, volevo capire un po' la situazione. Come le cose sono andate fino adesso? Allora, la situazione per me è stata molto positiva, nel senso a livello lavorativo, perché appena ho annunciato la riapertura, tutti i miei ex clienti, ma anche nuove, persone nuove, si sono prenotate e quindi sono tutte tornate a farsi massaggiare. E chi per i soliti acciacchi, insomma i soliti dolorini, ma tanti anche appunto per le problematiche che si sono create in questa situazione di Covid. Probabilmente molti sono stati a sedere, non hanno fatto le attività che facevano quotidianamente e quindi hanno dolori alla schiena, dolori al collo e quindi mi chiamano per massaggi, per diverse cose che faccio io, tipo terapia col calore, e quindi insomma io sono contenta a livello lavorativo, però insomma la situazione non è stata bellissima per tante persone in questo periodo. Allora, capisco benissimo che lei sente attraverso il tocco, i Sì. nodi, le tensioni fisiche. Come si fa a lavorare con i guanti e la Ci maschera? sono dei guanti molto molto sottili che permettono questa cosa. Adesso per fortuna non è più obbligatorio l'utilizzo dei guanti, però era d'obbligo e quindi mascherina e guanti bisognava utilizzarli anche visiera in certi tipi di massaggi, soprattutto quelli al viso, perché sei a stretto contatto Certo. col cliente e quindi era d'obbligo avere la mascherina e la visiera. E il cliente lui? Là anche Il lui? cliente quando è a pancia in su deve avere la mascherina, quando è a pancia in giù è concesso, se no poverino non respira. Sarà difficile. Esatto, è difficile la respirazione, però sì, diciamo che ci siamo un pochino tutti adattati alla situazione. Prima del Covid abbiamo tutti avuto una vita molto stressata, correre a destra, a sinistra, bambini, scuola, lavoro, hobby, sport, beh, tante cose che alla fine della giornata siamo un po' shup, così, un po' Sì. vuoti. E allora la gente veniva già a fare i Sì. massaggi. Poi è arrivata questa pandemia, 3 mesi fissi, ed è stand-by, tutti a casa. Il ritmo, diciamo, si è un po' spaccato, ma abbiamo visto che lo stress è aumentato, si è anche Molto. moltiplicato. Sì. Allora, mi sono chiesto, ci sono nuove patologie, non so, possiamo dire forse sintomi o anche richieste particolari legate a questo Covid? Allora, la cosa che ho riscontrato di più è stata l'insonnia. Molte persone mi hanno riferito di dormire poco e dormire male. Dormono male, quindi si risvegli notturni e quindi hanno bisogno di rilassarsi molto, perché appunto la testa è andata su questa pandemia e le persone si sono spaventate e preoccupate e quindi di conseguenza uno dei primi sintomi è non dormire o dormire poco. E poi dolori alla schiena, dolori al collo, perché molti sono rimasti sul divano a guardare la televisione Sì. e quindi queste sono state le cose che mi hanno riferito più spesso, appunto insonnia, dolore alla schiena e dolore al collo. Ci sono qualche consigli che può darci per, diciamo, riprendersi un po' a livello psicologico, a livello fisico? Allora, quello che io dico sempre, che consiglio sempre, ma indipendentemente dalla pandemia o no, è imparare a respirare. Perché la maggior parte delle persone respira poco, respira solo col torace e non arriva al diaframma. Allora dico sempre 5 minuti al giorno, respirate, respirate e respirate. Perché se uno respira, massaggia tutto l'intestino, tutta la parte insomma, viscerale e ti permette di rilassare. E quindi io consiglio questo, di respirare bene, di andare a fare delle passeggiate, di spegnere la TV. Ok, questo non la Non la nostra, nostra! mi raccomando, non la nostra. No, nel senso, non guardare, non Le farsi cose le cose brutte che noi non brutte, sì, facciamo. esatto. Ok. Esattamente. Bene, grazie Barbara. Niente. Giusto un attimo,
cosa, io da quando sono entrata qui, ho passato la prova e ho detto, qui quindi, mi sembra che è un po' male. Posso approfittare. Certo, assolutamente. Sono qua apposta. Allora, ho detto la maschera, se sì. Vabbè, ok. La mia. Poi, io vi saluto, noi ci vediamo prestissimo e adesso mi metto anch'io sdraiata per approfittare di questa bella cosa.